Vediamo un po'. Surely I should be due a growth spurt by now. Sto guardando il replay che è in ritardo di tipo di 30 secondi. E poi quello che ogni tanto mi fermo è... ed è tipo, dude, se funziona. No, è che sto guardando il replay. Allora, invece, forse se ci dice qualcosa. No, niente. Scusa, disturbo. Grazie, speravo di averti salvato in qualche modo. Allora, mia idea, perché sono stufo di essere a livello 25, e poi ho voglia di giocare un po' meglio, nel senso che voglio portare un po' tutti i miei personaggi a livello 20, primo. Sì, scusa, sai. Quindi la mia idea, che non so se sarà buona o no, ma ho già visto su internet qualcuno che c'è una cosa del genere, usare beh. Della gente che ce l'aveva a livello 40, perché tanto due persone che non so chi è, pensavo che era una di voi, tanto ho già due che fanno vento, mi serve elettricità ma giocano sganci. Allora sono un po'... nella M? Vabbè. I'll keep an eye on you. Two girls. Two boys. Sure. Sono tanto convinto perché io li da non so tanto usarla, però la verità è che mi serve qualcuno che fa ancora che mi fa letto, ma non so che è qualcuno nello stream. Se qualcuno nello stream basta scrivere, non è che mi ammazzo se lo scrivete. Sì. Volevo usare questo stavolta. Mi bastano... mettiamo nel 95, vediamo. Poi... questo è esagerato. Adesso vediamo se riusciamo a fare l'ascensione, riusciamo a prendere anche cose, se scossa di assestamento indotto. Surely you don't want me working overtime. That would be no good. Sempre più alta. Mi alzo un po' il volume, ecco. E poi facciamo questo. Questo. Questo l'abbiamo già fatto. Sì. Queste robe qua le troviamo in DMC. Come dicevo io. Ecco lei, non sembra male con lei, però ci vuole... sembra che ci vogliano altri personaggi più o meno come lei. Volevo vedere
Anche che non è qua il menu però, perché no, la storia però non sa che la sblocchiamo in amicizia 2. Io ho sbloccato altre battute. Queste non credo che siano nuove battute. Vabbè, ascoltiamo queste due. My hobbies? Sewing, practicing gliding, and helping people. Sounds familiar. Well, that's because I want to be someone that gives people that warm feeling too. Cos'è? You wanna know more about me? If you knew about before I came to Samaru, then maybe you could write to Amber and ask her about it? Wait, no, stop that. Fire found out. Be a disaster. What am I saying? Of course he'd find out. Okay. I'll tell you myself then. I'm sorry. Please give me a few weeks to work up to it. Cos'è che ha detto prima dell'ascensione? Surely you don't want me working overtime. That would be no good. Certo che farei gli straordinari. E il resto non abbiamo nient'altro. La bibliotecaria lo sappiamo già. Dobbiamo cambiargli l'abilità che aveva Sayu, la mettiamo lei. Proviamo. Anzi, lei adesso è a livello 20. Aspetta. Margaret ci guarda come dire: "What you looking?" Tanto dovremmo raccogliere altri. Quando troviamo qualcuno che ci piace, tiriamo avanti. Perché non voglio dipendere troppo da... dal gacha. Perché non... se teniamo le fat stack. Dove va? Combinamento, turbina, attacco mentre. Ah, aumenta la velocità di movimento e l'attacco del 12. Non mi interessa questo. Gli altri come sono? Prendo personaggio con un nuovo suo campo riceve un aumento dell'attacco di... Allora c'è... Se questo sarebbe ancora... Non mi spera nemmeno... Aumenta il danno di avversario contro idola ed è... Ah. Però sono lei, penso. Non è più. Prendo personaggio con un nuovo suo campo aumenta... Prego. Perché una sola volta
fosse uno di questi, perché quelli che erano pochi non c'è tanta voglia di muovermi. La situazione che sono. Questo non ci smatta nemmeno. Cacchi lo brucia fuori. Ancora. Più grande è uno picco. Mamma mia. Ah, subito aumenta la resistenza. Io ho messo il critico della tecnica di calcio. Quindi serverei attaccato. Oh,
c'è qualcosa che ho sbagliato. Allora, vabbè, qua sono confuso nel massimo. Ah, perché gli ho tolto il fortunatello ovunque era. Che? Non fammi, non fatemelo. Ah, perché era questo quel fortunatello. Josh. Quindi adesso ci siamo. E aumenta la difesa. Aumenta l'attacco. Non è un granché, ma dico la verità. Allora, vediamo un po' se sta combo funziona oppure no. Oggi non so, oggi se qualcuno vuole, ecco, poi abbiamo fatto la missione, poi se facciamo questo di Pyra ancora di Ember, questo facciamo Ember o quello che sia. Aggiungere al gruppo personaggi diversi tipo di mentale, occuparsi di avversari in maniera efficiente, tra fine e salire di livello, no? Sì, vabbè. Quello si sa. Why not keep me company? Se qualcuno vuole entrare in lobby, no, no, non è che c'è molto da fare. L'unica cosa adesso voglio provare è la missione per salire di livello, no? Questo... dove cavolo era? C'era esattamente scritto ascensione grado, ha divulgato un incarico, facciamo poi domani un giorno che ci vuoi. Sembra che Elta voglia scambiare delle parole. Ok, ah, vedi che, aspetta, non mi dire che è quello lì che ho provato a fare l'altro giorno ma mi buttava fuori. E è quello, ora. Vediamo cosa ci dà. Farà il tutorial forse. Ciao, cavaliere onorario. Hai bisogno di qualcosa? Sono Ert, capitano della sesta compagnia dei cavalieri di Falinus, sì, lo sappiamo. Mi scuso per non essermi presentata prima, ma la situazione è un po' frenetica. Ti sei presentata 30.000 volte, Judith. Tuttavia ho sentito parlare della vostra gesta dagli altri cavalieri. Di cosa ti occupi? Oh no. Io, beh, il mio lavoro comprende soprattutto l'amministrazione dei nostri convogli di rifornimento, cos'è Fallout 1, la gestione della risorsa e l'organizzazione dei registri. Poche parole, mi occupo di logistica. Bene, immagino vi siate resi conto dello stato attuale di Mondstadt, dato che il Gran Maestro ha portato con sé da parte di che abbiamo una continua influenza di personale, l'ho già detto 3.000 volte. Allo stesso tempo abbiamo diverse scorse in eccetto. In eccesso, scorre. Quindi sono più che disposto a finire un po' in cambio di aiuto. Ma le cose possono diventare complicate in città. Quindi abbiamo bisogno di mani esperte per assicurarci che tutto si svolga al meglio. Se siete disposti e avete fiducia nelle vostre capacità, date pure un'occhiata. Con un po' di fortuna toglieremo un po' di peso alle spalle della Gran Maestra Reggente. Ho già organizzato le richieste disponibili per voi. I dettagli sono qui. Non è che la Gran Maestra Reggente è nostra sorella. Livello reputazione 1. Hai sbloccato una ricetta. Su fatto di mele. Del nord, ok. Skyrim and. And our people. Quindi livello reputazione 1. Sono sbloccate, ricerca informazioni di mostro. Ah, è un'altra cosa, una specie di mini season. Mi piace, poi queste cose qua diventano un bel sfondo per il computer. Missioni di sponsor, esplorazione mondo, progressi, esplorazione mondo. Aumenta il tuo livello di... Ah, ok. Anzicato. Big money.
Ah, è una specie di tipo libricino che facevamo, solo che, ok, siamo già saliti a livello 2, quindi se siamo qua, andiamo qua, e le istruzioni passo per passo per creare una pietra di risonanza. Memorizzare, sarai in grado di creare uno strumento che ti condurrà fino a Yanenko. Ah, magari ci servirà poi. Completa la missione della canzone del drago della libertà, cacciatore di Tai. Ah, ecco! Si è attivato l'assistente vocale. Dove ho detto ecco. Ah, ecco. Adesso abbiamo capito cos'è. Però questo è un progresso settimanale, si applica a tutte le città. Ok. Presumo che più andiamo avanti, più sembra che sblocchiamo altre città. Ci sta allora sta roba che devi esplorare. Canzone del drago della libertà, all'altro. Qua sembra un big spoiler afternoon. Ok, finalmente. Cosa ne dite? Se pensate di potervene occupare se pensate di poterne occupare, perché non fate un tentativo? Se riuscite a completare con successo. Scusate, i cittadini avranno più fiducia in voi e potrete passare ai lavori ancora più importanti. A mano che i compiti che svolgete diventeranno più importanti, aumenteranno anche le ricompense dei cavalieri. Dopotutto anche un cavaliere onorario deve guadagnarsi la stima dei cittadini. Aie. Se volete avere la loro fiducia dovete interagire di più con loro. Avrò parlato con metà città di detto. Beh, questo è il succo del discorso. Lascio a voi la scelta dei compiti da intraprendere. Sfida completata. Abbiamo fatto una ricetta, gli espiro, queste qua sono cose che avevamo lì nel menu. E quindi la pietra di risonanza degli Anemoku. Mi sembra che non voglio dire la parolaccia, però. Pietra di risonanza. Solo uno di questi? Ah, perché l'ho fatto io. L'altro giorno. Ho tanto di quel cibo che. Prima o poi lo sprecherò io una volta sola a cercare di battere un boss. Posso già. Sarà. Questa cos'è? Pietra della rimembranza, la tieni puoi sentire i pensieri turbolenti che rimemori di un'antica guerra. Tieni facendo l'offerta che è stato il. Ah? Cioè. Che robe qua, vabbè. Questo. Ah, puoi usarlo. Non voglio usarlo. Time for afternoon tea. Questa non ha voglia di fare niente. Adesso vuole un po' di tè, ma che. Ok, è così, no? No, è facile. Volendo si può esplorare ancora di più e sbloccare questo. Però non so se me lo. Non mi ricordo se questo è l'angolo del mondo. Beh, andiamo a vedere, vai. Diamoci un'occhiata. Poi facciamo un'altra missione. Diciamo che sono un po' in stand-by, nel senso che voglio continuare e voglio. Però voglio anche esplorare. Stiamo fin troppo esplorando, lo so. Ma meno meno. Ma ci sono i ladri qua, c'è la gilda dei ladri. Sto per tre che mi scappa. Vabbè dai, sto pensando se prendere queste cose qua o lasciare. No, non c'ho voglia di sbloccare prima qualcosa. Ha più senso. L'unica cosa è che devo capire. Se io faccio così. Ok. Se non fai così. Ah, ok. Qui ci vuole Geo. Dobbiamo usare poi. You're in for a little shock.
vediamo se ne va, sarà. Sarà bene che se ne fai. A parte che qua possiamo fare così. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Goodbye. The hunter becomes the hunted. C'è chi corre di fianco che dice what happened? Come a little closer. Come on. Vai. E vado due. Edge stance. Tutta sta roba. Okay. Mentre siamo qua farei questo. Perché so che mi dimentico. Non è che mi dimentico, perché ovviamente ho anche altro da pensare. Dico la verità. Meno di un'oretta fa. Leave it all to me. Me non stavo dormendo. Nel senso che ieri è stata una giornata un po'. Non voglio dire pesante, ma dopo che ho fatto le mie commissioni ne ho dovute fare altre. E così è andata tutta la giornata. Di una cosa cominciava un'altra, fine una cosa cominciava un'altra. Quindi mi è venuto un po' da dormire. Ooh, wonderful! Wonderful! Quindi è andata un po' così. Ah, lama affilato. Sure. Why not? So, magari al posto di Lisa qua, dove cavolo? Mettiamo Saio. Non ancora, però. Nel senso che magari non usiamo neanche questo. Per adesso mi piace Saio. Sai, era più, però vai, tira il critico e ricominciamo la combo. Dove andiamo? Volevo vedere cosa avevo sbloccato facendo l'ascensione con lei. Cos'è questo? Quando Lisa prepara una pozione ha la probabilità di recuperare parte dei materiali. Ok, devo ricordarlo. Colpi degli attacchi caricati si applicano. I colpi degli attacchi caricati applicano lo stato di conduzione tuono violento agli avversari. Ah. Quindi vuol dire quello lì. Ma non lo faceva già prima? Che tirava praticamente tirava al faceva passare un lampo da una persona all'altra. Non so neanche se è quello che intende il gioco. Certamente tipo una fat stack di 5.000 o 10.000 dollari come guardo quelli di YouTube, mi viene da ridere a pensare che che ti piace vincere facile. Ponzi. Hello, how's the guy? Sono medi, ma secondo me riusciamo a affrontarli, però non ho voglia. Prima voglio prendermi
questo. Può anche fare un party con persone che vanno veloci, quindi hai quattro persone che hanno abilità, uno che ne so, uno vola, l'altro sai, non sarebbe male per esplorare. Però il tempo che lo fai penso che finisce. Che praticamente finisce. Non finisce il gioco, però hai già finito di esplorare, diciamo. Guarda, it's quite a view. Nice. Che cavolo dobbiamo andare lì so? Quick man. I'm gonna do it. Vabbè. Si farà anche quello. E se non si farà ho trovato un teletrasporto. Quindi è una win-win. For me. Adesso non vedo boss o robe strane. L'unica cosa è che quando devo salire appunto bisogna 30 minimo. Stavo pensando, oh sì, facciamo 25. No, ma sembra che bisogna fare 30 minimo. Beh, mi fido dei miei personaggi, mi fido soprattutto di Cinque e Rosario. Anche nel mio personaggio, ma... non mi interessava se dai amico. Non so perché oggi... Ah, c'è di nuovo quei minerali. Hello. Non so perché oggi mi faceva quella cosa lì. Vai, ok. Mi annullava i... che comandi oggi? Cioè, non è che mi annullava, che... Vabbè, questo è il personaggio che voglio io, quindi... Jenny! It's a girl, so. I don't know. Presumo che questi cosi qua si usano per un puzzle, qualcosa del genere. Servono per questo. Ops. Yes. I'll keep this close. Lama smusset. E che è una man, non si può dire. Big man. Da un po' che non troviamo un villaggio. Un villaggio? Mi dispiace lasciare perdere tutte queste cose qua, ma sinceramente voglio fare com'è. Ciao, Dio. Come facevo le altre volte. Perché è molto più comodo. Poi fare un episodio, ho più episodi dedicati a esplorare la nuova area, come ho fatto le altre volte. E diventa anche più divertente, perché nel senso che sai esattamente dove stai andando. Molto più bello. Vorrei arrivarci di sopra. Devo anche ricordarmi di offrire le cose ad Anemo e Statua Geo. Quello della Statua Geo l'ho fatto poco tempo fa. Ma sì, anche se non aspetto. Ormai c'ho abbastanza stamina. Magari ci arrivavo giusto. Questo no. Tutto sto bianco, le concine lì bianche fanno stonano un po' male. No. Dice, se cadevi giù, ragazzo mio, facevi male. Molto. Cioè, volevo già intitolare lo stream, in questo stream dormi. Nel senso che ero lì sulla sedia prima così. Beh, è giusto, insomma, una giornata di lavoro, di commissioni e quant'altro.
Io un po' stanco, è normale, non è che succede a tutti, anzi io sono più molto più energetico di molte persone che conosco, nel senso che sento, dicono ah arrivo a casa e dormo, sì, fidati che io quando arrivo a casa dormo, quando torno a casa io altro che dormo. No, non ce la faccio io a fare i power nap, come li chiamo. Che musica buona, che buona, che bella musica. No, però è vero, io non ce la faccio fare i power nap. Non perché mi imbambisco, eccoli. Non so neanche se ci riuscirò. È il fatto che non... Boh, non so, non riesco, non mi piace dormire, non mi piace fare un cacchio, ok? Non mi piace fare un... non mi piace stare lì e non fare un cacchio, tipo guardare la televisione, non ci riesco. Non ci riesco, deve essere qualcosa che faccio... Sto guardando lì. Deve esserci sempre qualcosa che faccio, anche se è una cosa semplice, stavo per dire stupida, non è stupida. Non, proprio non ci riesco. Sono fatto così. Anche forse è un po' quello che mi piacciono i videogiochi, perché c'è sempre da fare. Non mi viene da pensare, oh, devo guardare il 20° episodio della serie TV. Non ci riesco. Non ci riesco proprio. Vediamo un po'. Quick saving, ma magari. Magari si potrebbe fare quick saving, voglio. Hello. That's a pal. Quick man. Ah beh. Presumo che devo salire su un'altra montagna. E lì non ci riesciamo. Sai che sto puzzle ci aiuta? Però mi sa che devo andare su quella montagna prima. Non te lo dice il senso, vero? No. Oh! Wait, what? Ah! Vabbè. Fin lì ci arrivavo, pensavo chissà che cosa. Wow, ok. Mi farei volare, dude? Mi sa che devo attaccarmi al tram. Mi attaccherò al tram. Ok, non so neanche se ci arriverò fino a me. Cos'è qua? Ah, una cesta. Devo usare... Qualcuno che la spada. Ah, salve. Piacere di conoscerlo. Rain outlines your face. You can't run. Andato giù dalla montagna. È ancora lì, ma sei morto. Is this an answer? Ah no, è tornato. Bye, a great time. Ancora, continua a cadere giù. Mi ha dato i minerali. Salve. Stavolta però ti prego, non muore. Anzi, muore. No. Ah no, è morto. Ok, stavo dicendo. No, le prego. Ok. Ah, Lisa c'è già la ultimate, ma l'ultimate di Lisa la conosco. È interessante quella lì della ragazza lì di colei.
interessante perché puoi tra virgolette spammare. Qua la stamina ci sta. Ti immagini arrivare a livello 1 qua, ma non credo neanche che te lo fa fare. Presumo, immagino che il gioco ti blocca prima per alcune aree, tipo quella lì che ho provato ad andare l'altra volta. Presumo che sia così. Everybody jump! No, volevo usare questo. Adesso mi fido. La 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 la. Paradiso di Sky. Ah già, potevo usare Rosaria che è un po' più alto. Ho notato che ha senso avere personaggi alti quando ti rampi. Sai, io non riuscivo proprio a usarlo perché era troppo basso. Adesso immagino che l'airone è un airone, non so. Devo puntarlo verso la prossima montagna. Che musica, mi piace un sacco. Che bello. Puoi stare qua sopra, signor Stark? Pretty please? Please? Please che non mi fido, please. Ah, magari ce la facevo, però non mi fido. Comunque, che mi raccontate voi? Tutta pasta. C'è un airone che svolazza veramente. Che forte, ogni volta che saremo su teletrasporto è proprio kawabong. Esamina la strana luce o leggi. Paimon è sicura che qui è successo qualcosa, ma non sa cosa di preciso. Approfittiamo del panorama. Something. Solo chi si inchina in cima alle tre montagne potrà scendere. Il sole, la luna e le stelle splenderanno. I tre uccelli divini invieranno simboli. Buon auspicio. Uff, è davvero una segatura a cercare di capire gli adepti e tutta questa. E tutta quest'altra roba di lui. Significa che dobbiamo trovare tre uccelli luminosi in cima alle tre montagne, giusto? Esatto. Uno l'abbiamo trovato. I'll keep this close. Ci ho messo qui davanti, però un po' perché cadeva giù. Prossimo, eh? Lì sopra. Ce n'è tre, però. Montagne. E un altro lì. A lei teletrasporto, volendo posso buttarmi giù da qua. Questo non lo vedo, dico la verità. Darsi che sia lì sopra, ma non mi fido perché non vedo un cacchio. Andiamo a fare prima quello più difficile, così siamo un po' più in alto. Esatto, andiamo a fare questo che è più difficile. Poi se quello dobbiamo tornare indietro oppure no, non me ne frega niente. Andiamo. Ci sta la Oasi. Sembra roba di Breath of the Breath of the Wild, che c'è la ghetto a forma di cuore, ma anche questo è forma di cuore. abbastanza, cioè. Sì, non so. Non è proprio precisissimo perché c'è la cascata. Pensate. Sotto c'è qualcosa, ma non mi interessa. Abbiamo fatto abbastanza. Siamo stati abbastanza perfetti. Boh. Andiamo.
Più fisso quella roba lì che vanno avanti i XP, ma noi siamo ancora al 25, più mi trigger. Va bene. Prima o poi lo facciamo quello lì dell'ascensione. A questo adesso non c'ho voglia. Più che altro ce n'è anche da approfittarsene, perché i nemici dell'abisso sono più nabbi. Non penso che no, anzi, non dipende niente. Non dipende da un cacchio. Un'altra roba quella lì. No, volevo fare. Meglio che non si provo. Cercando di salirci sopra, appunto, per la paura di cadere di sotto. Prima o poi qualche minerale caderà giù. Prima o poi. Minerale bianco. Salve! Devo puntarti lì, giusto? No. Bene. Non che sia così complicato. Quella non abbiamo già fatta di montagna. Mi sa che dobbiamo fare quella piccola adesso. Credo di sì, perché vedo vento. Sta puntando lì. Andiamo. Tanto. È da fare, da fare. Pensavo, ma che barba. Però se è da fare, da fare, scusa. Qui saranno, che livello saranno? 30 nemici? O saranno ancora al 28? Presumo che devo andare alla montagna lì dove sto puntando io. Qui c'è Ember da usare. Però presumo che prima ci sono dei nemici da affrontare, no? Ok. Mi fido poco a cambiare personaggio, ma facciamo. Mi dà l'idea che qualche mister compare. Ah, cavolo. Ember. Leave it to me. Ti detto. No, non ho cambiato. Ember l'ho messo su 3, la preferisco su 1 o 2, perché non mi tolto più. What? Excuse me, sir? Well, that's something. Pure è mezza morta. Voglio illuminarli tutti qua. Va bene. C'è anche un baule lì dietro. Però continuo a macinare chilometri, perché sennò stiamo tutto il giorno. Quindi non ha senso. Andiamoci ancora all'isola. Nel secondo gruppo poi ci metto Sayul. Wait, what? Excuse me! Cosa sarebbe sta roba? E chi è l'uomo che... Ah, questo è il personaggio che ha... Che ha un mio amico. E sui monti di Yueyun che dimorano gli adepti, quindi qui potrebbe esserci la dimora di uno di loro, ma sembra possibile. Accedo. Sarà una roba della storia. Okay. Beh,
sicuramente se qualcuno che prova a entrare nel mio mondo che non ha neanche le scritte in italiano, non penso che sia italiano. Tipo prima c'era un non so che cavolo di nazionalità, scusate, che aveva tutta tutto il nome strano. Diciamo che il server è europeo, quindi è difficile trovare giapponese. No. Changling vuole unirsi al gruppo. Ai ai ai. Se si può chiamare, puoi chiamarti il tuo avatar come un personaggio del gioco, oppure ti dice no, guarda. Forse alcuni giochi free to play che ho giocato ti dice no, guarda, non puoi farlo perché tra l'altro posso teletrasportarmi, che sto a fare? Ti dice proprio no, guarda, non puoi farlo perché tra virgolette esiste il gioco. Come quando provi a chiamarti su Burnout Paradise con nome di un developer, non te lo fa fare, dice che esiste il gioco. Allora, tu ci sei. Tu non ci sei. Tanto se facevo prima l'altro, devo farmi. Cioè, se facevo prima questo, quello lì, devo farmi tutto il giro. Dude, dove devo puntarti? Oppure sei già puntato? Non credo. Presumo che devo puntarti al web. Adesso vediamo. E hop. Ah, è già puntato. Ok. E quindi? Cavolo manco. Abbiamo puntati tutti e tre. I'm confused, dude. Non puoi entrare. Non è che potevi entrare oppure no? Perché abbiamo letto la scritta, ma dice ah, è un po' impossibile entrarci. Ah, aspetta. Si vede? Perché ho paura che non si vede. Fa un po' brutto, speriamo che piove, perché da un po' che non piove. Ora ho capito, forse ho capito. Leggi. Solo che in chiara ci si... Chi si inchina alle tre montagne potrà scendere sole, la luna e le stelle splendendo i tre cieli. Uff, è davvero una seccatura cercare di capire. Ho già fatto, però mi sa che magari non li ho puntati male. Lui è puntato a lui, forse. Come fa a mancarne uno, scusa? Ah, eh sì che ne manca uno. Che ne manca uno, perché contavo quella montagna lì come una, non solo di arrivarci. E tu giusto lì, miriamo lì, abbiamo il codino, se lo faccio nella realtà il codino, no, sto scherzando, non è che non mi piace, è una cosa che non farei mai. A parte che amici col codino dava di moda, andava ancora adesso. Emergency landing please. Anzi facciamo così, perché non mi fido. Mi sembra che si attiva automaticamente, ma non mi fido adesso. Who are you anyway? Cos'è? Rain outlines your fate. Non ci abbiamo più. Hello. What? Ok, that was kinda weird.
blade. Dovrei usare più lei, secondo me. Però ho paura. Sono abbastanza nabbo con lei. Detto questo, ce l'ha. Ce l'ha. Perfetto. Solo che sono un po' fissato. Tutto questo. No, my sword! Come se riesco a fare come prima? No? Quasi. Ah, ok. Drain outlines your face. Detto alla fine, insomma, non solo io che ho paura di niente. Abbiamo un team abbastanza tosto. Forse magari tipi che ti danno meno storia. Beh, vabbè, a parte Lisa. E vabbè, a parte, tra virgolette, il nostro personaggio. Però, dove che devo andare? Dove che devo andare? Mi sono perso. Vabbè. Devo provare a continuare a sbloccare. Sono per fuori. No? Non ci voglio. E vado. Rain outlines your fate. Ah, continuare a preferisco gli altri personaggi. Come supporto, vabbè. Va bene. Faccio anche esagerato. Ah, lì poi usare la corrente. Allora magari così quasi facciamo fuori questi. Come a little closer. Blitz. Ah, usano più o meno il nostro potere. You're in for a little shock. Vedete, punta a cavolo, è quello che non mi piace di io. Lisa. Windblade! Che non riesco neanche ad arrivarci perché non ho nessuno che va. Un amico di tu. Non ci ammazzare, dude. Tra poco tiro uno ultimo. Surrender and be gentle. Ora. No. I'll keep this close. L'unica cosa di Lisa che c'ha l'ultimate che mi piace assai. Ricetta del Moranino. Non so cos'è. Can I have this, please? Ok. Wait. Up. Non mi ricordo più che montagna è, però la fangice. È quella, vedo qualcosa spuntare. Non mi arrampicare su questa che è un po' più grossa. Così guarda. Sì, dai. Sorry, dude. Not interesting. Bye! Testimoni di Genova sono i Melmonsi. Cosa c'è qua sopra, tra l'altro? Conviene esplorare prima qua. Ma non ti interessa. Senti. Bene. Ah, qua c'è un altro di sti cosi qua. Che creatore stupendo. Ah, ok. Allora prendiamoci questo.
poi torniamo indietro. Che senso ha tornare indietro adesso? Cioè, il discorso ci sta quando devi farti la miseria per prenderle una di queste robe qua. Se ce l'hai proprio davanti, che devi solo 2 secondi arrampicarti. Non so perché con il nostro personaggio, che è di media altezza, ogni tanto si glitcha un pochettino. Allora, dove che eravamo? Ah! Andiamo. C'era il vento, ho visto delle foglie lì rosse, ho detto ma ce lo fermi così. Posso buttarti giù da montagna? No, vero? Posso tirarti ultimamente? Tutte e due? Però non credo che serva molto. Perché sei un cavolo di versione. Forse con Lisa c'era la Shiro che era congelato. Però ormai non c'è ultimamente, non ci vedi. Dov'è che è? Lì abbiamo detto. Si vede un airone, insomma. Conviene far così, allora. Andiamo. Ah, mettiamo l'iconcina, che lì c'è una missione. Più avanti ci do un'occhiata. Uguale, giusto circa. Mettiamo questo. Di solito cosa metto? Ricompensa spedizione. Ah, sono tornati dalla spedizione. Ok. Dai, facciamoci tutto il... Ah, qua c'è. Allora aspetta. You've been a naughty boy. You can't run. No, my sword. Aspetta un po'. You're dead. Judgment. Ha fatto bene. I suppose it wasn't too much trouble. Ancora un po' più in alto, così non devo farmi le mega arrampicate. Mentre siamo qua, prendiamo un po' questo. Perfetto. E poi qua non c'è niente, vero? A parte sti cosi qua. Quello che ti dico io. Non capisco che dovevo usare lui per prendere. Ah, è uno. Good dude. Corla P. Me weep. Siamo, devo andare un po' più avanti. You're in for a little shock. Blitz. Nah, volevo fregarlo. Fatto fuori?
dovrei lasciare forse passare un po' di tempo da un attacco all'altro di Grisma. Adesso vediamo, questo non serve a niente. Quindi conviene prima usare poi Shinku e poi Risa. Però devo mettermi a posto l'ordine del gruppo. Ora. Tra poco lo lascio perdere questo qua. Lo so. Ma oui. Ce n'è un altro qua, ma non ho nemmeno idea dove sia. Rosario. Ma sempre colpa di Rosario. Penso che abbiamo riso, diamo una colpa. No, si chiama una colpa. The Legend of Zelda, Lisa of the Quiet. Zelda. C'è una mod su PC che puoi giocare a Zelda. Se poi esce il nuovo Breath of the Wild, non mi ricordo come si chiama. Quello mi piacerebbe giocarci. Ah, pensavo che cadeva mega meteorite, magia maschio, qualcosa del genere. Ma esattamente io ti ho puntato da lì, ma che senso ha? Devo andare anche lì. Tre montagne. No, uno. Uno. Due, tre. Dobbiamo solo tornare lì sopra, giusto? Almeno spero. Teletrasporto qua l'abbiamo sbloccato, quindi e questa? Quindi ci siamo. 1, 2, 3. Kanda, no, Twiggy. The wrong one. Ho scelto quella sbagliata. Sì, era quella. Quella lì. Oh, beh, è morto qualcuno, non credo. Ai, ai. Qualcuno è svenuto in chat perché ho sbagliato. Leggiamo cosa dice. No, dice sempre così. Paimon dice sempre uffa. Mi piace che dice uccelli, ma non dice cosa sono, che sono ironi. Non sono cicogni, no, forse sono cicogni. Ok, va bene. So, why am I... What? Ok. Cool, dude. Però c'è il... C'è la tastiera che va... in ghiozzo. Quindi no, va a singhiozzo di nuovo sta cretina. Aspetta. No, non mi farà più fare. Ah. Ora. Perfetto. Che forte. Grazie. Cos'è il paradiso dei Saiyan? Questo luogo sopra le nuvole è stato costruito da Plow Street, una delle sette meraviglie del mondo. Questo luogo sopra le nuvole è stato costruito sulla Plow Street, una delle sette meraviglie del mondo.
All'inizio doveva essere il mio rifugio privato, un posto dove potessi allontanarmi dal mondo e fuggire dagli alti e bassi della vita quotidiana. Poi gli addetti hanno preso il controllo di questo luogo e l'hanno usato per isolarsi e cercare la verità. Ora che la magione Taish è stata chiusa, me l'hanno finalmente restituito. Bellissimo averlo riottenuto, ma ormai non mi interessa più, voglio tornare nel mondo per un po'. E probabilmente comincerò dalle pianure Guile, il che sarebbe perfetto. Farai un viaggiatore di andata e ritorno, per quelle che vengono anche dette le pianure del ritorno e della partenza. Mi libererò un po' e poi fermarmi su una roccia che si libra in cielo. Bello, mi piace. Questa è una cosa. Mi sono sentito quando c'è. Quando su Infamous 1 devi arrampicarti sulla montagna, mi sembra che di spazio 2 ci sono tutti i cosi che devi fare, sempre la stessa cosa. Ovviamente non voli, però anzi se voli giù per terra sono proprio i tuoi. Quanta roba, però basta darmi cose della dottoressa errante, tipo Liz, non mi metto lì le. Cosa volevo dire? Si fa interessante stare. Qualcuno di voi anche su YouTube è già stato in sto posto? Sono curioso di sapere. There are a few interesting trinkets here. Missione di reputazione. È la stessa cosa. Abbiamo sbloccato Mr. Fantastic. Cos'è questo?
sacrificio di Fire. Finisce la durata del sacrificio di Fire, lo incontro. Fire 5 non so più. Dai, per favore, dimmi di trovare. Non dico che dove viene. No, ma perché già l'altro giorno c'erano 15 gradi. Saiu era fatto uno set e la rose kind è uno di quelli speciali, eppure un tizio che poi fa scultura della luna, discepolo di Red Stardust, il più gentile tra gli adepti, tra cui forza manifesta di quella luce. Saresti una brava persona. Facendo. Ho tanta voglia di nessuno. Farò lo stesso. Come a little closer. Non posso pensare che mi ha dato cavolo. Guarda something, I guess. Volevo andare lì. Sono contento per questo fatto. Uno di quelli lì, dobbiamo tornare in Solanne 5. Mi piace questo posto, che tutto è sopra elevato, dico la verità. Per quanto prima dicevo che no, che no. Ma non è divertente. È molto divertente. Thank you.
dice che abbiamo fatto fuori il Pacifico. Ah, devi usare salvi, c'è un lag, cioè sta laggando il gioco, no. Cioè non ho aperto quello degli FPS del mio computer, però cavolo. Ma no, qua schiacceva, ogni tanto sembra che io ho schiacciato una sola volta, però mi è capitato delle volte che faccio tac 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 tac. Hai tutto gli spi personaggio by doing absolute nothing and bye valuto.
Sarei tentato di andare giù. C'è un video questo. Ma che cavolo? Dai, non mi dire che adesso sarà su quella là. Sarà così per me. Che cacchio. Mi sembra troppo veloce. Non è mica colpa mia. Ma devo seguire tutti i cosi, sennò... che devo seguire tutti i cosi. Fammi vedere un po'. Ora. What the fuck? Bella. Che bello. Quando ci impiega per ficare, scusa? Tu devo metterti di nuovo tutto in basso. Mamma mia. Raggiungi la parte più alta del piccone. Usa la rete della prima spagna. E qualcos'altro forse? Ancora l'invocazione del genio. Ma dai. Il gioco si vedrà spesso. Vabbè, gli FPS sono alle stelle adesso. Quello sì. Questo gioco sta tirando come non so cosa adesso. Però fa molto schifo. Però se riusciamo a fare questa roba qua, mi piace, è molto più. Vediamo un po'. Ho schiacciato giù. Chiama, cosa sta succedendo? Io lo so che l'ho fatto. Grazie mille per aver subito. Se ti schiaccio 3000 volte. Si vede che devo schiacciare un po' più prestino, ma che cacchio, non so, ho fatto così. Cioè, schiaccio troppo in fretta, che cacchio, non so. Ma... mistero della fede. Scusate ragazzi, ma non riesco a capire cosa sta succedendo. Voglio aumentarmi la grafica, per favore. Ah, sta roba. E facciamo tutti i live stream molto bassi, così carica più velocemente, no? Sì, fidati. Ora, quante volte ho schiacciato? Vaffanbale. Ancora. No! È andato troppo veloce, vaffanculo. Dove cavolo è sto coso? C'era fuoco fuori?
C'è un tizio. How's it going? è di qua, forse l'ho visto. No, è... dietro di là, non ci capisco più niente con sta fuoco fuori. No, forse andavo bene di qua, si è qua. Mamma mia. C'è un momento che fa così. Poi c'è un momento che proprio per grande meno. Ok, then. Beh, diciamo che la qualità dei capelli di Lisa è ancora bella. Se devo tirare uno spam ogni cavolo di volta. Ha caricato? Devo arrivarci ora. Oh my. Oh my. Postazioni, comandi, grafica, allora vediamo un po' qualità, ombre, scritto, se capite che non mi ricordo, la dispersione interna non mi interessa, il blur non mi interessa, se il motion blur gli aiuta un po' a... non so. Questi non mi interessano, nebbia non mi interessa, questo non mi interessa, qualità dell'ambiente, che non mi ricordo più cosa avevo messo qua, qualità bassa, effetti visivi va bene così, questo avevo messo 1.2, speriamo che sia così, non mi ricordo, volevo già farci la foto l'altra volta, lasciamo fare. Se è fin troppo. Che barba. Allora. Grafica. Qualità effetti speciali, qualità. Devo proprio mettere tutto in basso. Ma mi dà fastidio perché. No, fai così, qualità effetti media, qualità dettagli ambiente, metti basso e così lui è tranquillo. Per questo avevo messo 1.2. C'è ancora qualcosa che non va. Cavolo, devo farci la foto, lo sapevo già. Comandi, grafica. Vabbè. Magari. Allora, questo voglio a... ma se io lascio 30, no? Per dire. Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. È più di 30? Keep company. Non capisco se è più di... se... 30 o... non riesco a capire. Vabbè. Che bello, mi sento un pezzo. Ma scusa, scusate. Halo ci giocavamo, no? Halo tutto in medio-alto, no? Ma che cacchio. Halo Infinite. Beh. Allora facciamo così, no? Perché non mi ricordo assolutamente del resto. Non posso mettere dettagli realmente meglio. E questo era 60 fps però. Vediamo se me lo fa fare. Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well? No, qua dovete darmi un secondo che qua non mi ricordo. Perché questo è meglio, no? Vabbè, prima o poi è...
quel che ha. Mosho Blur sinceramente non ho quasi mai provato, però penso che non aiuta molto. Oh, per carità. Beh, aiuta con le prestazioni un pochettino. Porca miseria. Non mi piace proprio. Sembra più realistico, però fai così. Ti rimbambisci. Però la qualità dell'immagine è migliore con Motion Blur. Ma che cacchio. Per 16. Allora, e se è estremo Motion Blur cosa fa? Porca miseria. Porca miseria, ma che cacchio. Wow, okay. Era giusto per provare. Finire, magari ci si può anche abituare, ma a venire mal di testa. Speravo che basso era basso, non dude stai andando a 300 all'ora. Qua era 60 fps, però mi sembra strano che era tutto. Però allora, mi sembra che lagga un pochettino a 30 fps. Non vorrei dire, ma a parte che voi avete sempre. Non so cosa succede se io metto 30, cosa vedete voi, dovreste vedere allo stesso tempo. Perché ho messo in basso, ho messo 30 fps e il gioco sembrava che andava a 165 per 265 fps. Ma mi sto divertendo con quello, adesso lo trovo, perché mi piacerebbe usarlo, ma lasciamo stare. Non lo voglio adesso. Questo lo posso spingere a 1,4. Volevo vedere se riuscivo a mettere tutto in basso. Mi piace molto. Si può fare una via di mezzo sicuramente, ma non voglio distrarre, anche perché voi state guardando e mi state dicendo ma che cacchio ho ancora con questo. No, troppo giusto. Teniamo 1.3 1.2, quello che è. 1.2 1.3, com'era? No, non mi piace. Allora niente. Dove sei scemo? 1.2. Quando ho cominciato a restreamare facevo 0.6 perché ero disperato. Comunque sì, adesso va abbastanza meglio, lagga un pochettino, ma non so cosa dire. Vorrei provare a riavviare il gioco, devo farmi una foto e mettere lì, non dico proprio stampato, ma... Allora c'è quella sfida lì, ma non mi interessa. Poi c'è il boss lì sotto che mi interessa. Poi c'è poi c'è dov'è quel
che se metti la qualità rendering ovviamente su bassa, cosa vuoi che succeda? Il gioco non carica. Infatti ero riuscito a mettere a media con un po' di tricks and tips and tricks. E dopo ci riprovo magari. Mi viene da provarlo adesso, da provarci adesso. Ma non so. Aspettatemi un attimo, faccio le mie cose e poi arrivo. Thank you.
trovato una soluzione, però devo vedere. Ho messo la qualità dell'ambiente molto alta, ho messo tutto basso e io sto girando in 165 fps adesso, forse un po' di meno, non c'ho il coso dietro, però forse un po' di meno, però io mi trovo comodo finalmente. Vediamo, perché uscirò poi dal gioco e poi vediamo. Ecco. Come si vede da voi? Si vede abbastanza bene, insomma. Io farei quasi quasi una pausa di mezz'oretta. Prima voglio prendere questo. E perché riesco, ho provato anche a saltare, non mi fa più quel delay. Riesco. Probabilmente non riesco a capire se la mia tastiera o nome magari. E anche perché faceva anche non so quanti fps faceva prima, perché non ho guardato. Diciamo che la cosa che mi piacerebbe adesso puntare col mio nuovo monitor, voglio puntare sul fatto che per gli FPS, perché io non li ho mai, sono sempre stato 60, c'era un sacco di giochi che era 30 FPS e non li ho mai sperimentati 165 Hz, dico la verità. Ed è una cosa che mi piacerebbe sperimentare. E adesso vediamo. Però il problema è che voi non la vedete. Niente. Cioè, per voi non c'è minima differenza. Però per me sì. Allora, qua cosa c'era che dovevo prendere? Ovviamente una di quelle robe lì. La fuoco fuori, ma in realtà ce n'è, mi sembra che ce n'è. È lì, è qui da qualche parte. È lì, perfetto. C'è il boss anche lì sotto, penso che sia proprio lì giù. Oh no. Qua c'è il fantasmino Casp. Io faccio questo con Noel, poi stacco lo stream, poi continuiamo dopo. Facciamo solo questo. Adesso mi faccio un favore da solo, tolgo Lisa e metto lei. Ci sta, perché abbiamo quasi un secondo team a livello 20. Mi dispiace per colei. Colei diciamo che non conta, perché non c'ho ancora i funghi, eccetera. Non mi sono cambiato. L'unica cosa che adesso voglio anche fare, forse mettere Lisa in un altro slot. Perché aiuterebbe se Lisa fosse tipo nello slot 2. O sono talmente abituato che magari lo lascio. Più vicino non si può. Grazie che esiste colei. Anzi, Noel. Colei. Non so se riesco a attivarli tutti e tre, dico la verità. Mi sa che non riesco. Yes.
4 con la pina staccata. Se sei staccata com'è? Vabbè, ho staccato la spina. I must leave no stone unturned. Per risparmio energetico. Sto pensando di dire, non dirlo, non dirlo. Ma non mi piace parlare di politica, sinceramente. È per quello che guardo sempre gli americani giocare. Perché gli americani non fanno mai. Cioè, dipende, ci sono un'ossessione. Però adesso no. Quando tipo 14. Cosa che è successo in Italia, a me non me ne frega niente. Io voglio, quando sto guardando una live o sto guardando un video, voglio una cosa che proprio fa stacca la spina, no? Uno che parla, però è successo questo oggi e anch'io ce l'ho con Laura, ma che cacchio me ne frega. Ma Lisa non è male, mi trovo meglio con Sayu, dico la verità. L'idea della superconduzione secondo me ci aiuta, ci sta aiutando tanto. Penso che questo team potremmo anche provarlo a portare a livello 40. Lisa sarà il nostro rattoppo, nel senso che proviamo poi a salire al 30 e finiamo al 30. Cosa succede? Adesso poi farò un giro per le missioni che abbiamo e guardare quelle che sono quelle che possiamo fare, quelle che non possiamo fare, e le facciamo con sto team qua. Se poi vedo che quando ci chiedono devi farlo a 30, ok, e facciamo così. Tanto è l'unica cosa da fare. Dario ce lo teniamo, quello sì. Qua niente, allora. Allora, sentite, faccio una pausa perché sono abbastanza stanchino, se mi sentite ronfare. La verità è che sto ronfando. Che sto dormendo. Niente, ciao. Adios. Meno male che la telecamera va. Ma penso che sia colpa del controller. Vabbè, ciao. Ci vediamo più tardi o non so. Ciao.